Eccolo qua ragazzi, finalmente tra le mie mani e finalmente posso parlarvi di questo smartphone, il piccolino di casa Samsung, quindi l'S24, uno smartphone che vi ha diviso, uno smartphone che siete curiosissimi di sapere come va in ambito quotidiano nei miei soliti test, la ricezione, la parte telefonica, l'autonomia, ma soprattutto la più grande domanda è come va questo Exynos 2400 di casa Samsung. Perché il passato non è il presente, ragazzi. Quindi se nel passato ci sono stati processori targati Samsung che non sono andati bene, lo abbiamo raccontato, ne abbiamo passate tante insieme, non è il turno di questo 2400. Ci sono tante cose da dire in questa colorazione che spero dal video si capisca. È la colorazione gialla, non è bianca. Però un giallo molto molto tenue, secondo me, infatti sotto luce del sole sembra quasi bianco. Smartphone che mi è piaciuto tantissimo e ragazzi avete ragione, la comodità, la compattezza di un top, di un premium phone si fa assolutamente sentire. Mettetevi comodi, qua sotto in descrizione trovate ovviamente la recensione scritta completa con tutti gli scatti fatti con S24 per le vie di Firenze. Trovate anche il link all'acquisto sul sito ufficiale e soprattutto trovate il box dei commenti aperto per voi utenti per chiederci cosa volete sapere di questo smartphone, per darci la vostra opinione e se vi va trovate anche il tasto per iscrivervi a questo canale YouTube. Iniziamo subito. Partiamo ragazzi da estetica e design che è, lo sapete oramai, la parte principale di uno smartphone. Esteticamente cambia rispetto ad S23, è un pochino più squadrato, un pochino in stile iPhone possiamo dirlo. Ha tutto il frame in titanio, di titanio dentro non c'è niente, quindi il peso è paragonabile a quello di un S23. S23 che secondo me ha bordi un pochino più curvi, lui è un pochino più dritto come smartphone, però a me piace molto. È un compattino che si apprezza, un po' in stile Xiaomi 13, vi dico la verità, è premium al tatto, è premium nei materiali, è premium comunque in tutto quello che c'è all'interno di questo smartphone e si sente assolutamente. Si compra un telefono che costa 900 euro, però non c'è niente da dire. Cioè, a me esteticamente piace, poi è una cosa molto soggettiva, molto personale, poi mi farete sapere anche la vostra opinione. E tra l'altro molto bello, secondo me il bilanciere del volume è grande, si distingue bene dal tasto power, il sensore di impronta è sotto al display, funziona bene con un vetro temperato, funziona bene con i guanti touch, l'ho provato in tutte le situazioni, lo si vede anche dalla clip che vi ho fatto passare. E funziona molto molto bene. Tra l'altro è IP68, quindi ci sono tutte le certificazioni del caso, lo sapete, sotto questo profilo Samsung assolutamente mette tutti i puntini dove ci devono stare. È il primo Samsung della serie S24 che inizio a recensire, ho stravolto un pochino i piani, e quindi è il primo Samsung su cui vi parlo di ricezione parte telefonica in questa nuova generazione rispetto a quella precedente. Se volete anche un versus S23 o S24 me lo fate sapere nei commenti, lasciate un commentino qua sotto così almeno lo prepariamo, non subito ma comunque arriverà, non vi preoccupate. Allora, la ricezione personalmente provato con Tim, tanto so bene dove non prendeva S23, dove non prendeva S23 Ultra, poi ci arriveremo anche con la recensione di Ultra, lui secondo me fa un pochino meglio, quindi è stato aumentato il range di ricezione su questo smartphone. Prende molto bene il Wi-Fi, è molto performante sotto questo profilo, se avete un modem Wi-Fi 6E eccetera sicuramente andrete a usufruire di tutte le performance possibili e immaginabili, io non ce l'ho e quindi mi accontento e vi dico quello che vedo, con Tim lo ha preso molto molto bene. Siamo in un voto che secondo me quest'anno può arrivare intorno all'8 lato ricezione. Poi anche qua voglio sapere voi nelle vostre prove cosa avete appunto provato su questa nuova serie. Mi scuso per la voce, oggi è veramente bassa. L'interlocutore mi ha sempre sentito bene durante le conversazioni e soprattutto l'audio riprodotto da questo smartphone che è stereo è molto molto corposo. Molto forte, mi ha quasi sorpreso lato proprio riproduzione multimediale di un contenuto, perché proprio vai a sentire un brano e si sente proprio che è un audio bello bello strong, mi è piaciuto, ecco, sotto questo profilo mi è strapiaciuto. Dove secondo me mette la marcia Samsung su questo dispositivo anche rispetto all'anno scorso è il display. Display con poche cornici, ma soprattutto un display piatto che si vede bene sotto luce diretta del sole, preciso, colore tarato benissimo, 2600 nits di picco. Siamo assolutamente di fronte a un pannello top top di gamma. Feedback delle vibrazioni funziona molto bene, mi è piaciuto,
Mi è piaciuto scrivere con lo smartphone, non ho fatto fatica pur avendo un 6.2 pollici, un refresh rate che è da 120 Hz e, come vi ho detto, picco massimo di luminosità 2600 nits, ma non è questo il dato da guardare perché stiamo veramente andando all'estremo. Di base, quindi in tutti gli ambiti, fuori, dentro, notturno, questo è un display che si vede molto molto bene, che non ha niente ad invidiare ai super top. Mi viene in mente un Pixel 8 Pro, un iPhone 15 Pro Max. Lui è piccolino ma ha un faro sotto alla scocca. Iniziamo a entrare in quei frangenti che più vi hanno fatto arrabbiare sul nostro gruppo Telegram dopo aver visto le recensioni uscite forse troppo frettolosamente, ma questo non sta a me deciderlo, sta a voi utenti, di questo S24. Io intanto vi dico, ragazzi, che comunque chi fa recensioni di smartphone può fare quello che vuole, cioè se vuol far uscire la recensione dopo un giorno, esce la recensione dopo un giorno, se la vuol fare dopo una settimana, esce dopo una settimana, non c'è nessun vincolo, ok? Quindi può fare quel che vuole. Sta a voi utenti guardare più recensioni possibili e io vi dico sempre, ma andate a vedere anche gli altri, dov'è il problema? Anzi, a me fa piacere, e poi fate la tara di quello che avete visto all'interno delle recensioni. Vi può piacere la mia, non vi può piacere la mia, guardate quella di un altro, ma dov'è il problema? Cioè, siete liberi di fare quello che vi pare, ok? Non fate polemica su ha fatto la recensione dopo 20 ore e ne manco ci ha messo la SIM. Tanto lo sappiamo tutti cosa succede, sappiamo tutti cosa si fa, ma vi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vi pare. Batteria testata dopo 6 giorni di utilizzo con SIM principale, molto 5G, ho cercato di evitare il più possibile il Wi-Fi, proprio per vedere questo Exynos 2400 come lavora anche l'autoautonomia. Ragazzi, siamo al pari del Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2. L'autonomia varia da cosa ci fate con lo smartphone. Ad esempio, giornata tipo fatta di social, chiamate, Telegram, WhatsApp, quindi giornata standard, email, eccetera, eccetera, sono arrivato a sera senza nessun tipo di problema, circa 5 ore e mezzo di schermo attivo, con una 4000 mAh di batteria, ma con un display, come vi ho detto prima, super super luminoso e con l'Exynos 2400, ok? Su un utilizzo invece un pochino più allarmante, diciamo così, 40 minuti di benchmark, stress test, adesso vi passo tutti gli screen, ho fatto Antutu, ho fatto tutte le prove su questo smartphone, ho fatto le foto, ho fatto i video per la recensione, è chiaro che sono arrivato a mezzogiorno e 21 che ho il 63% di autonomia, staccato stamattina alle 8. È stato un pochino più energivoro questo stress test, è normale, vedete, in più ambiti. Comunque, utilizzato in maniera standard, normalissima, come lo possono utilizzare tutte le persone del mondo, lui non ha problemi, è sempre freddo, anche in questo caso, non ho visto temperature alte, anzi, vi dirò di più, secondo me, avendo fatto alcuni test sui telefoni, un telefono simile con lo Snap 8 Gen 3, sono curioso di vedere proprio lato autonomia, lato battery drain, perché secondo me e secondo altri, questo Gen 3 va a consumare un pochino troppo. Comunque sono pareri personali. Exynos 2400, processore nuovo a 4 nanometri, secondo me va molto molto bene. Fluido e pensate bene, ci sono due versioni, 128 GB con memoria UFS 3.1 e 256 con memoria UFS 4.0. Io sto testando personalmente quella con le memorie UFS 3.1 e me ne sono accorto dopo. All'inizio non me ne ero accorto da quanto era fluido. Passare da una app all'altra assolutamente non c'è stato problema e quindi andando a leggere la scheda tecnica, proprio per fare la recensione, ho detto cavolo, pensavo avesse la memoria UFS 4.0. Mi sono sbagliato, aveva le 3.1. Ah, le 3.1 questa versione a 128 che sto testando io. Quindi ragazzi, è performante, potete farci quello che volete. Io ho montato i video con CapCut, ho girato video in 4K, ho fatto le foto, ho fatto appunto dei social, chiamate, l'ho utilizzato tantissimo in questa settimana perché è talmente compatto, dato scivola un pochino troppo, è una cover, ve la straconsiglio, che mi sono innamorato proprio di questo utilizzo, ho una mano, veloce, boom, guardate, già l'ho sbloccato, veloce, vado da un'app all'altra. L'Exynos 2400, ok, si porta dietro anni di processori fatti male oppure processori che non erano performanti come lo Snapdragon, vi dico sì, assolutamente, però venirmi a dire e soprattutto basarsi su prove sterili che questo processore va male, mi dispiace, ma non è la verità. Poi vi ripeto, credete a quello che vi pare, credete al recensore che volete, non ci sono problemi. Io ho una mia identità, faccio le recensioni da 13 anni su YouTube, provo telefoni da 13 anni, vi dico che questo secondo me è un ottimo processore. Poi
fate quello che volete, ve l'ho stradetto. Dove secondo me anche lui migliora notevolmente rispetto all'anno scorso è lato foto e lato video. Ragazzi, ma veramente, cioè la qualità, la nitidezza, proprio il colore, mi è piaciuto molto sia la taratura del display, come vi dicevo prima, sia la taratura del colore sulle immagini, che è molto reale, è meno Samsung e più Sony, diciamo così. Cioè la scena era quella e viene ben riprodotta da questo sensore fotografico, un 50 mega per quanto riguarda il sensore principale che è stabilizzato, un 10 mega sempre stabilizzato per l'ottica 3x e una grandangolare 12 mega ultra wide con la super stabilizzazione per quanto riguarda i video in 4K a 60 fps. E vi faccio adesso vedere le clippettine che sono uscite proprio con la camera grandangolare con questo smartphone. Secondo me è una macchina da guerra per quanto riguarda i vlog, una stabilizzazione fantastica sulla grandangolare, cioè voi veramente potete vloggare così, avere tutto il campo e avere una super stabilizzazione. Ma non è tutto, perché mi è piaciuto proprio, come vi dicevo, nelle immagini, nella qualità fotografica. È uno smartphone dedicato alle foto, uno smartphone che fa della semplicità d'uso, nel punto e scatta, i suoi punti a favore. Grandangolare 1x3x, mi fermo qua. Chi vuole la semplicità va sul piccolino, va su S24. Comunque, guardiamole queste clip perché secondo me meritano davvero. E allora, prova video con la grandangolare di S24 standard, 4K 60 fps, come mi vedete, spero bene. Dato mi sembra molto bello il colore, ho fatto delle prove prima, taratura del colore su questa fotocamera non è niente male. Mentre questo invece è il sensore principale, quindi la 1x che sta riprendendo sempre 4K, sempre 60 fps, e sto camminando in discesa, quindi un test molto difficile per la stabilizzazione che mi sembra ottima. Quando parliamo di Samsung lo sappiamo, le offerte soprattutto su Samsung Shop, sul sito ufficiale, sono infinite, ci sono 1000 incastri, 1000 resi per quanto riguarda potete rendere lo smartphone vecchio, ci sono i cashback, c'è tutto quello che volete. 929 e 989, quindi siamo sotto i 1000 euro per un telefono compatto, per un telefono che comunque, ragazzi, ok, c'ha l'Exynos come vi ho detto, ma solo a sentore, solo a rumore, perché poi alla fine per me è un processore super valido ed è uno smartphone che io personalmente mi sento di consigliarvi. Poi, come vi ho detto, siete liberi di fare le vostre scelte, nessuno vi punta una pistola contro e vi dice di comprare per forza un S24, fate quello che volete, però perlomeno dovete essere informati giustamente di quella che è la verità, ovvero che questo è uno smartphone secondo me che va bene, non è quel troiaio che ho letto a giro, cioè ho letto proprio questa parola. No, non mi piace, assolutamente non mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nel box dei commenti. Io ve l'ho detto, a me sarà piaciuto, ma voglio sapere come sempre la vostra opinione e voglio sapere anche se volete un confronto one to one contro S23 piccolino che è qua alle mie spalle. Vi aspetto qua sotto, ragazzuoli, e noi come sempre ci vediamo lunedì per un nuovo video. Un buon weekend e passatelo come sempre in serenità e in famiglia. Ciao a tutti!